Buonasera a voi tutti, abbiamo atteso i tempi della diretta, siamo in diretta Facebook, quindi buonasera anche a coloro che ci stanno seguendo dalla diretta da casa. Abbiamo conosciuto Giancarlo Ferron con Ho visto piangere gli animali qualche bell'anno fa e stasera è con particolare piacere che do via questa quarta serata della terza edizione di Profumo di Carta. Perché questo piacere? Perché abbiamo un scrittore di Isola Vicentina con noi ed è il primo che Profumo di Carta presenta, quindi a Giancarlo Ferron l'onore, ma addirittura grazie. Un applauso a Giancarlo Ferron. Lo scrittore guardia caccia che in qualche modo porta anche il nome di Isola Vicentina in giro per l'Italia e per il mondo, grazie anche ai suoi libri. Lo ringraziamo, stasera c'è con noi anche Giuseppe De Concini, altro premio letterario che abbiamo già conosciuto in altre occasioni, l'anno scorso Profumo di Carta, quindi grazie e ben ritrovato. Profumo di Carta quest'anno celebra le ricorrenze e lo fa trovando spazio, cercando nella memoria, lo spazio nella memoria, quindi 70 anni della Costituzione. Domani sera ci sarà con noi il professore Giovanni Maria Flick per la Lectio Magistralis sui 70 anni della Costituzione, ma anche il centenario della Grande Guerra e quindi lunedì sera con Isnenghi, però anche i 90 anni della nascita di Pino Sbalchiero e quindi sabato 27 la presentazione della nuova edizione del C'era una volta un'isola, le storie della Pellagra, e tante sono le altre ricorrenze che ricordiamo. C'è la solita mostra, una delle mostre che ci accompagna, quella di quest'anno è di Enrico Mitrovic, questi 10.000 cardellini ancestrali, a proposito di difesa della natura, questi cardellini hanno scelto la parete est del Salone Nobile di Villa Cerchiari per accompagnarci durante questa edizione. È un'edizione particolare che dopo le prime due che hanno visto consenso di pubblico, anche stasera, anche la terza edizione in qualche maniera, abbiamo cercato di fare in modo che la proposta culturale fosse attraente, per così dire, e la partecipazione a queste serate ci dà la conferma della bontà della proposta. Io lascio la parola a Giuseppe e a Giancarlo per la presentazione di questa sera e vi ringrazio per aver scelto di essere qui stasera in Villa Cerchiari. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, sono particolarmente contento di vedervi numerosissimi perché questa sarà una bellissima serata, perché abbiamo ospite un amico, uno scrittore, un amante della natura, Giancarlo Ferron, che ha scritto questo ultimo libro, Hanno ucciso l'orsa, sul quale io dirò proprio quattro parole per non rubare tempo, spazio a lui, perché questa sera vorrei che voi vi portaste a casa la sua voce, il suo modo di interpretare il suo ruolo di guardiacaccia, il suo ruolo di uomo dentro la natura, che la osserva, la ama, la fotografa, ne coglie tutti gli aspetti, sia positivi e anche quelli più ferocemente negativi. Questo è un bellissimo libro, l'ho letto in maniera vorace e mi è molto piaciuto, quindi ve lo consiglio in maniera assolutamente spassionata. Hanno ucciso l'orsa è il racconto di un rapporto conflittuale tra uno dei più grandi, anzi il più grande animale selvatico d'Europa con l'altro animale selvatico forse più pericoloso di lui, che è l'uomo. È un libro tessuto su una polifonia di voci,
perché Ferron ha scelto di scrivere questo libro in maniera tale da dare spazio e voce, campo scenico, si direbbe, all'orso, al guardiacaccia, ma anche all'istituzione che in qualche modo presidia e governa la natura, secondo le leggi che questo Stato si è dato. È un lavoro corale in cui le voci cantano ciascuna il proprio canto, ma pienamente immerse nella considerazione della veridicità di quello che dicono. Cosa intendo dire? Intendo dire che l'orsa è un'orsa, l'uomo è un uomo. Non è un libro preconcetto, preconcettualmente schierato a favore o a sfavore dell'orsa e a favore o sfavore dell'uomo. E questo è una cosa, è un plus, un incredibile valore aggiunto che Ferron mette nella sua opera. Il rapporto tra l'orso, che è uno degli esseri più ancestralmente presenti nella cultura europea, ne parlavamo prima di un famoso libro di Michel Pastoreau che ha tratteggiato la figura dell'orso nei secoli, anche per quegli aspetti magari meno noti. Una delle discipline oggi meno praticate ma più intriganti, parallele della storia, l'araldica, oggi noi la vediamo piena di aquile e di leoni, cioè gli stemmi gentilizi delle casate normalmente portano molto spesso dei leoni o delle aquile. Non è stato così. Nei primi anni dell'araldica, in particolare dell'araldica settentrionale, l'orso era di gran lunga più presente del leone negli stemmi gentilizi. Vorrei dirvi solo due cose, e comincio con la prima. Io non mi perderò nella litania nel peana di quanto bella sia la natura e quanto cattivo sia l'uomo a volerla in qualche modo coartare. Però mi limito a riportare il senso di questo libro a un livello più alto, a un livello filosofico. Noi abbiamo un grande problema nel nostro tempo attuale. Abbiamo la mancanza della riconoscibilità del limite. L'uomo moderno non accetta il limite. Se lo preconizza, se lo individua, lo fa per poterlo superare, o comunque per raccontarsi superatore di quel limite. Non siamo oggi in grado, sinceramente, di pensare che forse una passeggiata con le ciaspole di sera, a luna di notte, nel bosco, può essere una cosa da non fare. Non per particolari questioni di sicurezza, ma semplicemente perché roviniamo dei territori di caccia di qualcuno, disturbiamo i caprioli che tentano di mangiare in santa pace, attraversiamo delle vie di comunicazione tra gruppi parentali e non di animali e noi ce ne infischiamo bellamente. Non accettiamo che la nostra ciaspolata notturna possa essere qualcosa da non fare, da evitare, esattamente come riteniamo che scendere dalle montagne con la mountain bike a qualunque ora del giorno e della notte sia comunque un diritto dell'uomo. Beh, miei signori, questo non è.
L'uomo non è il padrone, signore e violentatore della natura. È una bestia come tante altre. Se noi non riportiamo la palla al centro in questo senso, i nostri rapporti con l'orso, con il lupo, ma anche con la marmotta, voglio dire, saranno sempre e comunque conflittuali. La sicurezza. Diciamo cosa c'è dietro la sicurezza. Lo dice molto bene Ferroni in questo libro. Tutto si riduce a dei denari. Noi riusciamo a piangere per il bestiame predato dall'orso o dal lupo. Ce ne frega assolutamente nulla del fatto che il vitellino normalmente venga tolto alla madre e allevato in maniera totalmente diversa per fungere poi da cibo per noi. Questo lo obliteriamo tranquillamente, chi se ne frega, non lo vediamo, nessuno ne parla, non ci sono problemi. Ma di fronte alla pecora sbranata dal lupo o dall'orso, piangiamo e diciamo povero allevatore. Anche qui Ferron, con estrema prudenza, con estrema misura, direi io, riporta le cose alla radice reale del fatto. La nostra agricoltura, come peraltro il nostro allevamento, diciamo così, ha come beneficio una serie di prebende pubbliche a sostegno di queste due attività. Ogni bestia predata da un lupo o da un orso viene integralmente rimborsata. Quindi togliamo immediatamente dal campo il fatto che ci sia un danno economico per qualcuno. Il danno viene integralmente ripagato dallo Stato. Perché? Perché la fauna selvatica è una ricchezza dello Stato. La seconda cosa che vi volevo dire è che invece che fare delle grandi fanfare sulla difesa della natura, dovremmo conoscerla un po' meglio. Uno dei gridi di dolore che Ferron mette nel suo libro è che la gente parla assolutamente a vanvera per il 90% dei casi. Perfino i cosiddetti esperti nei cosiddetti giornali e nelle pagine dedicate. Si parla esclusivamente di pro abbattimento dell'orso e antagonisti dell'abbattimento dell'orso, a prescindere. Invece le cose vanno valutate, vanno studiate, vanno capite. Il lavoro che Ferron e molti uomini come lui fanno non tanto nella difesa della natura, ma quanto nella gestione della stessa, va preservato, va capito, va portato soprattutto alle giovani generazioni. Era una cosa che dicevamo ieri sera. Io credo che finché non si capisce perché un orso sia una ricchezza per il paese, per la comunità, per la natura che ci circonda, discuteremo sempre del nulla, o poco più. Parleremo con le viscere, a seconda dei moti che ci sorgono più spontanei o meno, di fronte a dei fatti che magari ci spaventano. Fino a qualche anno fa, gli orsi sull'arco alpino erano completamente scomparsi. Il nostro Stato, come altri, hanno investito fior di risorse per riportare l'orso sulle nostre montagne. Perché l'orso è una ricchezza, così come il lupo, così come il bestiame. Ma la capacità di convivere tra l'uomo che pretende di essere signore e padrone di qualunque cosa, si muova o non si muova all'interno del suo ambito,
e questa natura, che è una natura che è così da 40 milioni di anni e che ha in sé delle ricchezze fantastiche. In un passo molto bello del suo libro lui racconta come a un certo punto, dando voce a un uomo, che è la voce narrante che lega tutte le varie prospettive che lui mette in scena nel libro, si immedesima nell'orso, comincia a gattonare, non più ad andare in giro in piedi, e comincia a guardare le cose come fa un orso. Un orso percorre centinaia di chilometri in una notte, ma lo fa lentamente. Si ferma, annusa per lo più, trova la bacca, individua la carogna che può finire di spolpare o no, ma sempre in maniera lenta. Questa capacità di lentezza dobbiamo forse recuperarla anche noi. Dobbiamo far sì che il nostro sguardo non sia uno sguardo fuggevole, non sia uno sguardo mordi e fuggi, compra e fuggi, vendi e fuggi, ma uno sguardo che ci torni ad immergere in quella che è la nostra madre, la natura. Concludo questa cosa per poi riservare eventualmente qualche domanda a Giancarlo quando avrà svolto la sua presentazione. Io in epoca lontana, quando ero un ragazzino, ho vissuto qualche anno in Africa. C'è un bellissimo detto africano che mi piace ricordare oggi, qui con voi, proprio presentando questo libro. Vedere due uomini che litigano per la terra è come vedere due pulci disputarsi il cane. Noi siamo le pulci e la natura è il cane. Potremmo mai dire di esserne padroni? Pensiamoci tutti, perché credo che le domande che in fondo a questo libro Ferron si pone, e le pone al lettore, ma le pone un po' a tutti, siano fondamentali anche per recuperare un nostro equilibrio personale, mentale, filosofico e anche di vita. Grazie a Giancarlo grazie a te, Ferron. Grazie. Buonasera a tutti. Non ci siamo messi d'accordo se si potevano spegnere le luci un po'. No, non si può. Speriamo che si veda ugualmente qualcosa. Allora, chi mi conosce sa che sono abituato a farmi una sorta di scaletta visiva per poter parlare di una cosa concreta, cioè che si possa vedere, che le persone possano seguirmi mentre ne parlo. È un argomento complesso, c'è una, possiamo dire, io utilizzo l'orso, utilizzo il lupo, utilizzo gli animali di cui parlo nei miei libri come veicolo per portare dei messaggi. In questo caso l'orso, mi sono chiesto e chiedo alle persone se lo conosciamo, cioè sappiamo chi è, e quindi gli chiediamo chi è dal punto di vista della biologia della specie, che è bene in qualche maniera descriverla. Sì, se vede qualcosa, no? Allora, noi diciamo che di uomini molto spesso sono orsi, no? Un po' meno delle donne, ma quando un uomo è orso, si è diviso in uno che è brontolone, che è solitario, che se ne sta per i fatti suoi, che va per la sua strada, e l'orso è in effetti così, solitario e non territoriale. Anche qua le fesserie che sento riguardo alle lotte che gli orsi farebbero per difendere il territorio è una cosa che fa ridere, perché proprio gli orsi non hanno un territorio, tant'è vero che loro spaziano da una nazione all'altra, non un comune all'altro, cioè superano confini che per noi umani sono importanti, per loro non esistono proprio. Possiamo dire che le femmine vivono bene o male in un certo territorio in cui sono nate, quindi si spostano pochissimo rispetto al luogo dove sono nate, ma i maschi fanno dei traversamenti pazzeschi
ne sia un esempio il famoso Orso Dino, che è arrivato dalla Slovenia, ha attraversato Friuli, è andato poi in Austria, poi è andato in Trentino, poi l'abbiamo avuto a Vicenza per un'estate, ha fatto in un'estate 5 volte d'altipiano di Asiago, Trento, Verona, 5 volte è andato avanti e indietro, quindi animali che camminano tantissimo. Lo fanno, come diceva Giuseppe prima, in maniera molto lenta e molto... Guardate, ho letto una cosa proprio 2 giorni fa del fatto che gli antichi sono accorti che l'orso è uno dei pochi animali a fermarsi a guardare il cielo, a guardare le stelle, cosa che ha suscitato anche favole, leggende, perché in effetti non sono tanti gli animali che guardano il cielo e guardano sì, le stelle soprattutto. Allora, l'orso è considerato una specie super specie, definita così perché occupa e vive in tutto l'emisfero nord della Terra e anche di più, e quindi acquisisce delle dimensioni diverse a seconda del... Mi sto parlando nelle orecchie proprio, perché qua sono proprio dietro il... delle forme e delle dimensioni diverse a seconda delle latitudini in cui vive. Quando abbiamo un orso che può arrivare ai 300 kg sulle Alpi, in realtà sono rarissimi i casi di 300 kg, insomma si fermano tutti intorno ai 200, ma abbiamo orsi che in America del Nord possono arrivare a 700 kg. Se andiamo a vedere un orso dell'isola di Kodiak, che è sempre un orso bruno, può arrivare a 800 kg, quindi animali molto molto grandi. Confrontato con un uomo, questo evidentemente un orso addomesticato, vedete che le dimensioni sono spaventose ed è facile capire perché si possa avere paura di un animale del genere, voglio dire. Su questa sua forma fisica se ne sono dite tutti i colori, ma la più antica sembra essere quella che l'orso ha sembianze umane, quindi in antichità veniva considerato un animale molto simile all'uomo dal punto di vista medico, quindi veniva studiato in antichità come un animale che poteva in qualche maniera assomigliare all'uomo da questo punto di vista. Viene classificato fra i carnivori, in realtà se andiamo a vedere i denti, che sono un po' la struttura che ci dice se un animale è carnivoro, vediamo che ha sì le zanne sviluppate, questo è il teschio di un orso, ma ha delle caratteristiche che i carnivori in genere non hanno, cioè questo spazio senza denti e i denti ferini che sono leggermente diversi, anzi leggermente un po' tanto diversi rispetto a quelli del lupo, per esempio qua i denti del lupo ce li ha tutti, e in più ai denti ferini che sono molto più sviluppati. Scusate un attimo che... Vedete che si sovrappongono tantissimo, mentre nell'orso assumono una forma che è quasi di erbivoro. Qua vedete, questi sono i denti dell'orso, visti da questa zona del palato. Vedete che diventano quasi una macina, quindi ci dice questo fatto che si tratta di un animale onnivoro. Anche la disposizione del morso è molto diversa rispetto al lupo. E queste guglie che voi vedete nella dentatura del lupo, nell'orso non ci sono, perché appunto ha un'alimentazione estremamente diversa. Diversa come è interessante nell'arco degli studi che sono stati fatti, valutare che nel circa il 70% dell'alimentazione dell'orso è vegetariana, quindi mangia erba, tuberi, un po' di tutto, si vede brucare come le capre, letteralmente, nei pascoli. E mangia tantissimi insetti, il fatto che attacchi e distrugga le arnie delle api, in realtà mangia miele, ma mangia tantissimi insetti, si parla addirittura del 17% in alcuni casi, e poi mangia carne. Carne come? Non è un predatore efficace, non è veloce, non riesce a catturare animali che corrono, è grosso, ingombrante, pesante, fortissimo, ha una forza spaventosa, ma non riesce sicuramente, insomma, capacità motorie ad aggredire e inseguire animali che stanno bene e che, voglio dire, in natura non riesce a catturare nulla, quindi mangia carogne sostanzialmente. È una roba schifosissima, che a noi umani ovviamente fa molto schifo, è proprio che va a cercarsi e torna. Io ho esperienze personali su questo fatto, proprio di orsi che hanno aggredito, ucciso un asino, per dire, in alto piano, con l'orso Dino, l'ho visto, e torna dopo 20 giorni, quando la carne è una massa di vermi praticamente, e si mangia i vermi, ma i vermi non hanno ossa, voglio dire, non hanno più... Quindi è un onnivoro opportunista, proprio nel senso che lui prende quello che c'è da prendere nell'ambiente, con delle variazioni stagionali, ovviamente quando esce dal letargo e quando deve andarci, deve accumulare energie perché deve passare questo lungo tempo in letargo. Opportunista perché si nutre di quello che trova, e possiamo dire che quello che ho detto prima riguarda la media degli animali, quindi abbiamo animali che sono come noi umani, ovvero che mangia hamburger, patatine molto spesso, chi li mangia mai, quindi stiamo parlando di medie. Sono degli animali particolarmente carnivori, come quello che abbiamo conosciuto qualche anno fa, che è stato in altipiano per un'estate, che mi ha fatto morire, perché ho fatto tantissime notti cercando di prenderlo e non ci siamo riusciti, ma...
Questo orso, sapete che ha aggredito nel corso dell'estate 38 vacche, è riuscito ad abbattere, quindi alcune le ha uccise, alcune le ha ferite malamente e poi siete costretti ad abbatterle perché erano ridotte male. Ma per dire che questo animale in alcune occasioni, se impara ad aggredire anche animali domestici, lo fa perché è un animale molto intelligente che nel corso del tempo riesce ad acquisire delle tecniche tutte sue. Dopo l'addestramento della madre, ogni individuo se ne va per i fatti suoi e nel corso della sua intera esistenza impara cose nuove. Questo orso, tanto per la cronaca, chiamato in gergo M5, è stato da noi, ha fatto questi disastri da noi, l'anno prima l'aveva fatto a Trento, altrettanto, e poi è praticamente scomparso, è riapparso in Friuli, nessuno sa come abbia fatto arrivare in Friuli perché non ha lasciato tracce da nessuna parte, e in Friuli si occupa solo di casette di api e basta, non ha più toccato animali domestici, per dire che a volte anche nel corso dell'esistenza possono cambiare proprio abitudini. Cosa interessante dell'orso, no? Che sottolinea il fatto che si tratta di un animale solitario, non ha mimica facciale, cioè se noi ci guardiamo in faccia quando parliamo, quando discutiamo, quando facciamo qualsiasi cosa, abbiamo una grande mimica facciale, gli occhi muoviamo e via dicendo, in base anche allo stato d'animo, la tristezza, la felicità, eccetera. L'orso ha sempre questa faccia qua, cioè lui non ne frega niente di nessuno, essendo un animale solitario non ha emozioni da trasmettere, cioè non gli interessa niente da far capire agli altri cosa sta pensando, cosa ha intenzione di fare, perché proprio non ha relazioni sociali nella sua specie. Possiamo confrontarlo tranquillamente con il lupo, questo è un cane, lo sapete che tutti i cani che noi abbiamo a casa oggi, dal Chihuahua all'Alano, sono tutti geneticamente lupi, possiamo quindi vedere in qualsiasi razza di cane gli atteggiamenti che hanno i lupi, quindi tutta la mimica facciale che può esprimere un cane da quando ringhia, quando ride, quando abbassa le orecchie, quando abbassa la coda, anche la coda, tutto il comportamento del corpo è un linguaggio che serve a comunicare, perché il lupo è un animale sociale. Vi faccio due esempi così ci capiamo bene. Chi ha un cane sa che spesso quando torna a casa, magari la sera, il cane gli salta addosso, lo lecca dappertutto, lo lecca addirittura in faccia, no? Chi se lo fa fare vuol dire i cani ti leccano anche in faccia. Questo è un comportamento tipico dei cuccioli di lupo, cioè quando i lupi tornano dalla caccia e hanno ingurgitato carne per portarla ai loro cuccioli, quando arrivano a casa i cuccioli saltano addosso, li leccano, soprattutto la bocca, e lo fanno per stimolare il rigurgito del cibo. Quindi il nostro cane ci lecca perché siamo noi a dargli da mangiare. Sostanzialmente la conclusione è questa. L'altra pratica che normalmente i cani fanno è quella di rovesciarsi con la pancia per aria e farsi grattare la pancia. Noi lo prendiamo come un'affettuosità, come una... che è giusto farlo, voglio dire, no, è divertente, via dicendo. Però questo dice sostanzialmente nel conflitto che può esserci all'interno di un branco di lupi, quando uno dei due si arrende o ammette di essere inferiore per forza, gerarchia, eccetera, si rovescia la pancia all'aria ed espone la gola, che è un posto in cui è facile mordere, quindi è come se ci mettesse, mi arrendo, dice, no. E quindi gli addestratori di cani dicono che è una pratica da fare molto spesso con i cani di grossa taglia, quando si rovesciano, proprio grattarli, sì, ma mettergli anche una mano in gola per dire guarda cosa sono io, il capobranco, quindi ricordati sempre che comando io qua, perché non è una cosa scontata. Molto spesso i cani domestici, anche di taglia grossa, uccidono persone, voglio dire, no, se succedesse per l'orso sarebbe un macello. Poi abbiamo persone morte tutti gli anni, bambini, via dicendo, uccisi da cani domestici e quasi non se ne parla, insomma. Una corsa velocissima sul ciclo biologico dell'orso, perché è interessante. Periodo degli amori, cominciamo da lì. Il periodo degli amori degli orsi non c'è sostanzialmente, o meglio, possiamo dire che è durante l'estate, non c'è un momento preciso, come si può dire per tantissimi altri animali, quasi tutti direi. Gli orsi sono molto tranquilli, cioè il loro periodo degli amori comincia dalla primavera fino a tarda estate e avviene in questo modo. Gli orsi maschi dominanti litigano praticamente con tutti, cercano di tenere lontani i maschi da un certo territorio, non per difesa territoriale, ma perché vogliono accoppiarsi con le femmine presenti in quel territorio. Per questo motivo i maschi sessualmente maturi fanno dei percorsi infiniti, proprio addirittura da uno stato all'altro, proprio alla ricerca di femmine con cui accoppiarsi. Pensate che la popolazione trentina ad oggi possiamo dire che è stata generata praticamente da due soli maschi, però talmente cattivi, talmente grossi e feroci con gli altri orsi, dei quali fra l'altro non si sa nulla, nel senso che si sa che sono morti, sono state trovate le spoglie l'anno scorso, ma non hanno mai fatto un danno a animali domestici, cioè erano proprio orsi, non li vedeva mai nessuno, non si sapeva neppure dove fossero, perché erano proprio inavvicinabili e invisibili.
da questo periodo degli amori segue una diapausa, si chiama, c'è un periodo durante il quale l'ovulo fecondato non si annida nella mucosa uterina ed resta lì a vagare. Perché, sostanzialmente? Perché c'è un periodo successivamente, che questo si colloca in autunno, è l'iperfagia, cioè un periodo durante il quale gli orsi devono accumulare talmente tanta energia, talmente tanto grasso in pratica, perché devono passare l'inverno in letargo. Allora, per i maschi, pensano, per loro è morta lì. Per le femmine devono, cioè il loro organismo deve immagazzinare talmente tanto grasso e talmente tanta forza per il loro organismo, perché devono sviluppare il feto, devono partorire, devono allattare mentre sono in letargo, quindi mangiando mai niente e bevendo mai niente. Quindi tutta questa diapausa serve a questa cosa qua. Quindi se l'orsa riesce ad acquisire un peso sufficiente, l'ovulo fecondato si annida nell'utero, altrimenti no, non succede nulla e la gravidanza non c'è. Quindi, per dire che l'orsa ha un impegno fisico grandissimo, che da quel momento in avanti la impegna per 2 anni, cioè vuol dire che lei durante il primo letargo dovrà sviluppare questi cuccioli, partorirli e allattarli, ma non è finita lì, perché lei dopo averli appena allattati dovrà uscire all'aperto quando arriva la primavera, cominciare a guidare questi piccoli a trovare cibo, allevarli, e da lì comincia un'odissea. Io ho provato a pensarci, voglio dire, confrontando quello che noi facciamo come esseri umani nei confronti dei nostri figli e paragonando un po' quello che accade in natura per tanti aspetti. Allora la natura sceglie 2 sistemi per avere la sicurezza o per cercare che la specie continui. Una è quella del numero di figli, quindi abbiamo la lepre che partorisce 3-4 volte l'anno, 3-4 cuccioli alla volta. Però le cure parentali sono molto corte, quindi in un mese la lepre partorisce, è già incinta un'altra volta, mentre è nata i primi. Quando hanno un mesetto, questi qua si allontanano, si arrangiano, quindi se vengono predati, vengono facilmente predati, anzi, da molti altri animali, quindi i soggetti che riescono ad arrivare al primo anno di età sono molto pochi, ma gioca sul numero. Mentre poi abbiamo invece l'orso, o lo scimpanzé e tanti altri animali, che l'uomo, che invece di concentrarsi sul numero si concentra sulle cure parentali lunghissime, quindi alleva il cucciolo per tantissimo tempo, fa pochi cuccioli e dedica tantissimo tempo all'allevamento e alla cultura del cucciolo, quindi per insegnare tantissime cose. In genere i predatori impiegano molto di più ad allevare i cuccioli, perché c'è bisogno di insegnare a questi qua come si fa a cacciare, come si fa a vivere. Non solo, per l'orsa si aggiunge un'altra cosa in più, che è quella della difesa dei piccoli di qualsiasi pericolo che ci possa essere, e soprattutto verso l'uomo. Quindi pensate che quest'orsa, dopo essere uscita dal letargo sfinita, quindi ha perso il 30% del peso, deve recuperare, deve allattare i piccoli e cercare di non farli avvicinare agli uomini, e deve collocarsi come spazio vitale intorno alle zone abitate. Perché? Perché i maschi stanno lontani molto di più dalle zone abitate, e i maschi che cercano di accoppiarsi, se incontrano una femmina con i piccoli, cercano di uccidere i piccoli. È un po' una strategia anche dei leoni. I leoni, quando arrivano in un branco nuovo, ammazzano i piccoli perché vogliono garantire che la discendenza sia loro, insomma la paternità dei piccoli sia loro. Quindi l'orsa deve difendere i piccoli anche dai maschi della sua specie. Perciò quando a Trento è successo l'anno scorso per la prima volta, perché la densità di orsi ricomincia a essere consistente, e un maschio particolarmente grosso che cercava una femmina ha incontrato questa femmina con i piccoli, lei si è battuta talmente per difendere i suoi piccoli che è stata uccisa lei, sono stati uccisi i piccoli, insomma è finito tutto lì, tanto per dire che l'impegno che questi animali hanno nei confronti dei loro cuccioli è molto lungo. Quindi il primo letargo lo fanno insieme, il secondo letargo no, ma in sostanza impiega 2 anni per allevare i cuccioli, ed è il motivo per cui un'orsa può diventare pericolosa nei confronti dell'uomo quando l'uomo si avvicina ai piccoli. Diventa feroce, quindi capite il motivo per cui bisogna evitare di avvicinarsi. Quindi poi c'è il parto, i cuccioli e via dicendo. Come diceva prima Giuseppe, parliamo di un animale che ha dei significati simbolici nel corso della vita umana, della storia umana, che sono importantissimi e partono da molto molto lontano. Addirittura una scultura, si dice che sia la prima scultura attribuibile a un essere umano, che risale a circa 20.000 anni fa, sembra essere proprio una scultura di un orso. L'hanno trovato senza la testa, non si è capito se si è rotta, se l'hanno rotta apposta come simbolo di sacrificio o cos'altro, ma in sostanza hanno trovato questa scultura che rappresenta un orso ed è la prima scultura attribuibile a un essere umano. Questo per dire fino a quanto profonde sono le radici che riguardano il nostro rapporto con questa specie.
Poi hanno trovato una sepoltura attribuibile all'uomo di Neanderthal, il quale era stato sepolto assieme a un orso nella stessa tomba. E questo fa pensare che ci fosse una sorta di religiosità, di ammirazione, di cultura verso l'orso, che si manifesta poi in tantissimi altri segnali archeologici che riguardano degli teschi di crani di orso messi in una certa posizione nelle caverne abitate dall'uomo di Neanderthal. Insomma, per farla veloce, c'è stato un periodo in cui era considerato un animale sacro, che avesse questo animale la possibilità di rapportarsi fra l'uomo e il resto degli animali selvatici. Se noi ci avviciniamo un po' alla nostra storia, ai toponimi, ai luoghi che conosciamo, ne troviamo un'infinità che hanno a che fare con l'orso. Un esempio europeo è Berna e Berlino. Ber significa orso, quindi noi abbiamo delle città addirittura che hanno il nome dell'orso. In provincia di Vicenza, perché se andiamo a vedere in altipiano, abbiamo dei toponimi che hanno radice cimbra, che hanno a che fare con l'orso, come Barenthal, per dire, no, nella valle dell'orso, in altipiano di Asiago. Ma se volete una cosa locale, per dire, la Recuaro Terme, c'è una contrada e c'è un cognome Parlati che deriva da Berlaite o Riva dell'Orso. Abbiamo un'infinità di questi esempi, insomma, che non sto qua a farvi tutti, ma tanto per dire che abbiamo delle radici storiche molto vicino a noi che si ignoriamo. Poi abbiamo delle tradizioni che percorrono tutta Europa, tradizioni che hanno a che fare con una sorta di leggenda secondo la quale un orso, siccome dal punto di vista, diciamo così, è una bestia libidinosa, insomma, no? Immaginata almeno dagli antichi, un animale che rapiva le fanciulle dai paesi, se le portava via e dopo un po' queste tornavano incinte e davano alla luce un essere che era mezzo uomo, mezzo orso, nel senso del carattere, quindi aveva sembianze umane, ma era un uomo, soprattutto quando nasceva maschio, voglio dire che era in grado di diventare un re, un condottiero, un uomo solo, forte. A questo animale viene attribuita giustamente una forza fisica spaventosa, vi garantisco che è vero. Io ho visto con i miei occhi predazioni, tutte le predazioni che sono accadute nel Vicentino fatte dagli orsi che sono passati di qua, e vi garantisco che è impressionante quello che l'orso riesce a fare con gli artigli, quasi esclusivamente con gli artigli, perché usa poco le zanne e non è molto sviluppato da questo punto di vista, però ha una densità muscolare del petto e degli arti anteriori che sono incredibili. Pensate che voi avete presente il comandamento non nominare il nome di Dio in vano. Bene, per l'orso c'è stato un periodo storico in cui questa cosa era valida addirittura per l'orso, cioè tu non potevi parlare questo animale qua, nominandolo in qualsiasi situazione, con il suo nome, cioè non potevi parlare dell'orso, dovevi chiamarlo con questi sinonimi che sono anche poetici da un certo punto di vista, perché portava male ed era vietato, era un tabù nominare l'orso in tutti i modi possibili. Questa è la storia che ci fa capire come ci fosse un legame molto stretto con questa specie. Poi succede qualcosa, questo qualcosa di brutto che succede nei confronti, cioè nel rapporto che c'è fra gli uomini e gli orsi, si attribuisce proprio all'epoca di Carlo Magno. Carlo Magno a un certo punto ha fatto questa battaglia per cristianizzare prima la Germania e poi la storia si conosce, ed è il primo che ha condotto delle campagne vere e proprie di uccisione di orsi, li ha sterminati praticamente in certe zone della Germania, ha abbattuto boschi interi perché alcune popolazioni locali consideravano alberi sacri, boschi sacri, quindi sono stati abbattuti per tirar via queste feste pagane e cercare di sostituirle con feste cristiane. Questo un signore che viene nominato in questo re qua, in questo libro qua sotto sulla Via dell'Orso, che viene nominato re perché a un certo punto c'è stato questo momento storico in cui gli orsi dovevano essere abbattuti tutti. Lui è riuscito ad abbattere 3 orsi insieme, cioè ha abbattuto la madre con i piccoli, e questo fatto l'ha fatto praticamente incoronato re, fra virgolette, in questa valle, no? Nella sua storia venatoria ci sono anche tutti questi abbattimenti che sinceramente non mi fanno tanta impressione, perché i camosci sono facilmente gestibili, le lepri anche e via dicendo, però mi fa impressione, per dire, 400 francolini di monte, i 180 gallicedroni e 17 orsi, che sono tutti animali praticamente quasi estinti. Quindi andiamo da un animale che era mitico, passiamo a un animale odiato, dannoso e pericoloso, fino ad arrivare ai nostri giorni estinto. Noi abbiamo conosciuto un momento che fisicamente l'orso nelle Alpi non si è mai estinto completamente, ma possiamo dire che alla fine degli anni 90, secondo lo studio fatto dalla provincia di Trento, c'erano 2 o 3 esemplari troppo vecchi per potersi riprodurre, quindi la specie è considerata estinta.
Per fortuna questa provincia autonoma ha cominciato a guardarsi, vuol dire guardare un po' più a nord e quindi a guardare cosa c'è scritto nella famosa direttiva Habitat, che è una direttiva che dice un sacco di cose in riferimento all'ambiente, dice anche che i paesi membri dovrebbero fare questo, dovrebbero fare quello, lì vanno a vedere cosa si può fare, se si possono avere finanziamenti a questo punto di vista, e mettono in piedi questa roba qua straordinaria, secondo me, perché è unica al mondo, credetemi, nessuno al mondo ha mai fatto una cosa del genere. Si mettono in testa sostanzialmente di riportare l'orso nelle Alpi. Lo fanno come? Prima con uno studio di fattibilità, quindi commissionano uno studio a un organismo nazionale che verifica se effettivamente l'ambiente è ancora adatto a ospitare l'orso, fanno un sondaggio fra la popolazione per capire se l'orso sarebbe stato accettato, e insomma mettono in piedi questo pacco Bace, avete messo in questa che è l'acronimo per dire tutta questa roba qua, e mettono insieme questo pacco di carta, sostanzialmente una fila di articoli, di previsioni, di progetto, di come verrà gestito, di come verrà fatto, e parte questo progetto in maniera impressionante. Quindi fate conto che si fa finanziare questo progetto dalla Comunità Europea, e nell'arco di 15-18 anni abbiamo oggi a Trento sicuramente 53 orsi mappati geneticamente, quindi si è sicurissimi che questi orsi ci sono e vengono gestiti in maniera molto oculata. Io ne ho sentiti tutti i colori, lette tutti i colori, mi garantisco che sono un addetto ai lavori, io non parlo di cose che non so, vuol dire neanche mi sogno, no? Ma vi garantisco che qua le cose sono fatte bene e stanno cercando di farle nel miglior modo possibile. Il problema qual è? Come in tantissime cose, non si tratta di gestire quel bene, ma si tratta di gestire le persone che hanno a che fare con quella cosa lì. Quindi anche dal punto di vista politico-amministrativo si ha una gestione delle persone più che della paura pubblica o della contrarietà che le persone hanno verso certe cose, più che la materia concreta dell'orso. L'orso tutto sommato è relativamente facile gestirlo, i finanziamenti ci sono stati messi in piedi, sono nella maggior parte dei casi europei e vengono messi in campo sia per pagare i danni ma per avere anche un sistema di protezione di questi animali e degli animali domestici. Quindi grazie a questo pacco Bace l'orso ritorna. Questa è una traccia lasciata ancora dal famoso orso Dino, che era radiocollarato, era stato applicato un radiocollare satellitare, uno dei passaggi che ha fatto, adesso vedete qua, è Schio, questo è l'altipiano di Asiago, e questo è uno dei giretti che si è fatto, quindi vedete, questo è Trento, questo qua è il confine provinciale, quindi Trento-Verona, e tornava, l'ha fatto 5 o 6 volte in un'estate. L'estrema intelligenza di questo animale qua, io l'ho verificata personalmente, perché vi faccio l'esempio di una predazione che ho, voglio dire, verificato in quel di Lusiana. Questo orso ha ucciso due asini in una valle profondissima e irraggiungibile, tant'è vero che non siamo riusciti a portare via l'animale predato, e dopo 20 giorni è tornato. Ma pensate che nel frattempo era andato a Verona e lui non ha né GPS, voglio dire, né autostrade, non esce a Casello, Vicenza Ovest, poi prende la strada per, cioè va a testa sua e basta, quindi ha attraversato valli, montagne, boschi ed è tornato esattamente lì. Pensate che ci sono delle persone, forse anche qua dentro, che vanno a funghi col GPS, no? Perché quando trovano un porcino da qualche parte, segnano il punto e dopo col GPS tornano, dopo, quando c'è la luna nuova, per vedere se i funghi ci sono un'altra volta. Quindi sparisce anche il fascino di girare per i boschi, voglio dire, in maniera affidandoci alla nostra capacità di orientarsi. Queste sono due impronte che ho fotografato, questa a Malga Campiglia, questa a Maneo, tantissime, a Posina. Adesso arriva il momento, voglio dire, forte, in cui mi infervoro di solito, mi arrabbio anche un po', perché, vedete, in questa società è stranissima, si parla di tante cose, la maggior parte dei casi superflui, la maggior parte dei casi, almeno dal mio punto di vista, di pochissima importanza. Bene, cosa è successo? Proprio adesso come arrabbiavo, come... Allora, intanto ve ne parlo lo stesso. Allora, dicevo, proprio qua a Isola, grazie a un incontro organizzato dal comune in cui hanno invitato Luca Mercalli, io sono tornato a casa sconvolto quella sera lì, c'erano cose che avevo bene o male masticato nell'arco del tempo.
ma messi lì tutti insieme in quella sera dove questo Luca Mercalli ti fa notare come per esempio la perdita di biodiversità sia uno dei problemi maggiori nella nostra, nel nostro momento storico e quasi mai se ne parla. Non più sapere che ne partire sto qua. Mi dispiace un po' perché no ecco riparte. Ma è strano perché c'è l'alimentazione qua, o dovrebbe esserci. Allora dicevo, si parla pochissimo, adesso ho messo su anche costata sta roba qua che ho attaccato addosso, occhiali e via dicendo. Allora, dicevo, non se ne parla quasi mai, guarda, è una cosa, è ormai una missione che mi sono messo in testa di parlarne sempre e ovunque, anche l'enciclica del Papa dice così, no? Dice quando tu sai una cosa che riguarda l'ambiente e la sai in un certo modo, hai l'obbligo di divulgarla nel maggior modo, anche Luca Mercalli l'ha detto quella sera. Allora, c'è stato un entomologo americano il quale è riuscito a provare con i numeri, matematica, che dall'ultima glaciazione ad oggi, quindi si parla di 12.000 anni fa circa, noi stiamo perdendo una specie vivente ogni 20 minuti a questo ritmo. E questo ritmo sta continuando. Cioè, il che vuol dire che se noi lo confrontiamo con le perdite naturali, la natura prevede delle estinzioni, no? È normale, ci sono degli organismi che non riescono a evolversi secondo i cambiamenti ambientali e muoiono. I dinosauri sono scomparsi, non è colpa nostra, voglio dire. Quindi la natura prevede delle perdite che hanno una certa velocità. La velocità che c'è oggi per colpa dell'uomo, e questo è sicuro che per colpa dell'uomo, è 10.000 volte superiore a quella prevista dalla natura, 10.000 volte. E questa cosa sembra non interessare a nessuno, no? Pensate che proprio Trump, che si è ritirato dai patti internazionali sulla diminuzione delle emissioni in atmosfera per cercare di fermare questo riscaldamento globale, ha commissionato uno studio per dimostrare che aveva ragione lui e alla fine questo studio invece conferma, l'hanno detto tre giorni fa, ma la stampa non ha tanto risalto a questa cosa, conferma che nel 2100 ci sarà un innalzamento della temperatura di circa 3 gradi sul pianeta Terra. E sembra che questa cosa non interessi tanto, insomma, poco alle persone, no? Ve lo dico perché in merito al lupo, in merito all'orso, ho visto e sentito e letto interventi delle persone più disparate, fra i quali grandi esponenti, vuol dire anche politici, che si impegnano a cavalcare la protesta di pochi allevatori, perché guardate adesso ci arrivo e guardate che non sto escludendo nessuno dalla discussione, perché questo orso fa dei danni, d'accordo? Adesso vi faccio quest'altro esempio, questa è la Piedemontana nuova che stanno costruendo, fra un mese mi dicono apriranno il primo tratto. E siamo tutti d'accordo, come è previsto sono previste da tutte le costituzioni del mondo particolarmente evolute, che cosa si dice sulla Costituzione? Che il bene comune prevale sul bene privato. Questo è un punto fermo sui quali tutti siamo d'accordo. Se io devo fare un'autostrada, è chiaro, non posso fare le curve, no? Se c'è una casa in mezzo, posso fare la curva, la faccio dritta. E quindi il bene del privato che viene calpestato dell'autostrada viene pagato, giustamente viene espropriato, questo qua ha un ristoro economico, ma l'autostrada si fa dritta perché tutti siamo d'accordo che l'autostrada è un bene pubblico. Queste sono le case che attualmente ci sono in autostrada, lì da noi, questa qua è a 56 metri, questa è a 35 metri, questa è a 10 metri e 16, ma ce n'è qualcuna di più vicina ancora, la sto documentando in questi giorni. Allora, voi mi dovete spiegare perché una persona danneggiata dal lupo fa così pena a tutti. No, tanto è vero che alcuni personaggi, compresi politici, cavalcano questa protesta dicendo che bisogna uccidere i lupi, che non si può andare avanti così e via dicendo. Nessuno dice niente di queste persone qua. Non ho mai visto nessuno fare proteste, non ho mai visto nessuno cavalcare la protesta di queste persone e guardate che la qualità della vita di queste persone dal giorno in cui apriranno l'autostrada cambierà in maniera pazzesca in senso negativo. Perché voi immaginate di aprire la finestra e trovarvi in aperta campagna e invece di aprire la finestra e trovarvi con l'autostrada fium 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 tutte 24 ore al giorno con macchine che sfrecciano, 10 metri e 15 centimetri, ma non è finita qua, perché se voi guardate dall'alto qua si vede un'ombra, andiamo a vedere sul terreno com'è questa cosa,
È così. Quindi questo qua, oltre ad avere la casa, l'autostrada a 10 metri, ha un muro di cemento davanti alla porta di casa, e prima aveva aperta campagna. E così per decine di case, per così per decine di fattorie, ci sono persone che per arrivare alla loro terra, che prima partivano da casa col trattore ed erano già sulla loro terra, oggi devono fare un giro, cercare un ponte il più vicino per arrivare lì. Ora, io non sto parlando male dell'autostrada, attenzione, perché qua si rischia sempre di essere fraintesi. Sto dicendo che per un bene pubblico tutti siamo pacifici, tranquilli, che queste persone possano soffrire, che ce ne frega a noi, no? Noi passiamo per l'autostrada e basta. Però se parliamo di orsi e di lupi, tutti con le lacrime agli occhi, quando ci sono predazioni o quando alcune persone vanno in piazza a protestare, portano gli animali sbranati in piazza e fanno arrivare a televisioni e via dicendo, con persone che gigantiscono questa protesta. Vedete, come vi ho detto prima, io sono addetto ai lavori e c'è un manuale, ci hanno consegnato un manuale fatto da un americano che è venuto in Italia ed è stato in Slovenia dove ci sono questi problemi, ha, diciamo così, messo insieme una serie di norme che servono per dare al personaggio pubblico, che in questo caso indossa un uniforme e va a parlare con le persone che hanno subito i danni, un comportamento, cioè un'idea di come ci si comporta. Mi ha colpito in particolarmente una vignetta che viene messa su questo libro, in cui si vede una bilancia sospesa dove ci sono i due piatti della bilancia, e si vede da una parte della bilancia due persone con un microfono, con un altoparlante, che urlano, e dall'altra parte 100 persone su un altro piatto della bilancia che non dicono niente. Ora dicono: questo che urlano sono gli allevatori, sono persone contrarie a, d'accordo, e queste altre invece rappresentano l'altra parte della comunità che non dice nulla, ma che ha un interesse comune da difendere. Quindi chi gestisce queste cose deve mettere d'accordo queste due robe qua, che non è facilissimo, voglio dire, perché gli improperi, gli insulti che mi prendo personalmente quando vado a fare questi sopralluoghi sono davvero a volte irripetibili, voglio dire. Allora, dopo una prima parte di sfogo che si può accettare, si comincia a ragionare, però ci sono persone con le quali non è possibile ragionare, perché si capiscono solo il fatto che prima il lupo non c'era, prima l'orso non c'era, adesso c'è e io non lo voglio, voglio ammazzarlo, punto. Allora, come fai una persona del genere a parlargli di biodiversità? D'accordo? È difficilissimo, e i mezzi di informazione non ti danno una mano su questa cosa qua. Allora, come faccio a spiegare a una persona così che è importante la biodiversità per l'ambiente? Come faccio a spiegarlo a me stesso e spiegarlo a voi che siete qua stasera? Mi sono inventato questa storiella facile, che funziona più o meno così. Immaginate di vedere il Monte Sumano, che tutti conosciamo, che per effetto di un terremoto, di una frana, di quello che volete voi, a un certo punto si spacca a metà, e metà del Monte Sumano scivola a valle e resta esposta questa scarpata nuda di roccia e terra e basta. E su questo Monte Sumano immaginate che vivono solo querce e faggi, bastano, quindi biodiversità molto bassa. Queste querce, questi faggi non attaccheranno mai, cioè non riusciranno mai a far ridiventare verde quella scarpata lì, perché non hanno la capacità di nascere lì. Ma se noi abbiamo una biodiversità ricca, che va dai licheni, che quindi attaccano il minerale puro, freddo, in ospitale, riesce a disgregarlo, poi crea un po' di polvere che si ferma su una crepa, su questa crepa cade un seme di sassifraga qualsiasi, di stella alpina, di quello che volete voi, e via dicendo, piano piano quella roccia viva verrà trasformata in un substrato, voglio dire, su cui è possibile la vita di qualche essere vivente, vegetale, e piano piano questo ambiente si trasformerà e ridiventerà verde nelle arco di un centinaio di anni. Per questo vi dico che è importante capire che ogni essere vivente, soprattutto ogni specie che torna ad abitare il nostro territorio, dobbiamo accoglierla a braccia aperte e non a fucilate, a braccia aperte, perché dobbiamo capire che ogni essere vivente che viene e torna è importante per quell'ambiente. Tanto è vero che se ci torna da solo, soprattutto come sono tornati i lupi, vuol dire che l'ambiente si è trasformato talmente tanto verso la rinaturalizzazione che i lupi hanno scelto di colonizzarlo da solo. Quindi bisogna capirla sta cosa qua, perché se pensiamo solo di prendere in mano il fucile ed ammassare tutto quello che ci dà fastidio in qualche maniera, dobbiamo ammassare tutte le vipere, dobbiamo ammassare tutte le zecche, dobbiamo ammassare tutte le vespe che possono, cioè non è più finita, più, voglio dire, capite, le cimici, bravissimo, ma cioè, abbiamo un sistema e un modo di pensare che non ci sta, perché guardate, non è che gli allevatori sono abbandonati a se stessi, nessuno lo dice mai. Ma
Le amministrazioni pubbliche, ci sono fondi europei che finanziano continuamente la monticazione del bestiame, non è che vengono abbandonati lì. E quando io questi allevatori, mi fa piacere che sia anche registrata questa cosa, perché intanto forse è un modo anche per dirlo in maniera chiara una volta per tutte. E la famosa legge Rete Natura 2000, per chi ne ha sentito parlare, è una legge europea che deriva sempre dalla direttiva Habitat, la quale obbliga gli stati membri a individuare delle zone particolarmente ricche di biodiversità, vedete che sta roba continua a tornare, perché siano tutelate, preservate, che siano soggette a delle, diciamo così, limitazioni sull'utilizzo di queste zone. Cosa dice questa legge? Dice anche che per mantenere o per conservare questa biodiversità già presente, come Gallo Forcello per dirvi, o la pernice bianca a certe quote, è importante che continui a esserci il pascolo del bestiame domestico. Lo sto qua a raccontarvi tutta la biologia delle specie, no? Ma per favorire questa cosa qua, se un pastore va a 2000 metri a pascolare, voi capite che non può fare formaggio perché non c'è l'amalga. La lana non vale niente perché arriva dall'Australia più pulita e più pregiata della nostra. Quindi come fa a vivere? Viene finanziato semplicemente, quindi diventa sostanzialmente un dipendente pubblico. È una brutta cosa? No, non è una brutta cosa. Sta facendo un servizio per tutti. Però quando questo, vi garantisco che è finanziato bene, non faccio numeri, ma sta bene, non gli manca niente, fa tutta questa protesta e questa cosa qua perché il lupo gli mangia due pecore, mi fa innervosire, mi fa arrabbiare, scusatemi un po', perché questo viene mantenuto da soldi pubblici, voglio dire, alla fine, no? E queste pecore che gli vengono mangiate dal lupo vengono pagate 100%, è il mio mestiere, vi garantisco che vengono pagate sempre. Quindi voglio dire, se non si riesce a capire questa cosa e si appoggiano queste proteste assurde, no? Sempre contro qualcosa, bisogna sempre ammazzare qualcun altro, non ha senso, perché come popolo civile dobbiamo anche avere coscienza di certe cose, voglio dire, se no parliamo a vanvera senza capire quello che diciamo. Due parole sulla pericolosità dell'orso. Allora, quest'orsa che è stata uccisa, non scendo nei dettagli perché poi vedere qualcuno se è interessato potrà leggere il libro, ma tanto per dire che sono sempre i nostri comportamenti sbagliati. Vi ho detto prima, l'orsa non deve essere disturbata quando è piccoli, perché l'orsa attacca qualsiasi cosa. Pensate che viene riportato in un libro di Franco Tassi, che è stato tanto tempo direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, e lì abbiamo un gioiello tutto italiano che si chiama orso marsicano, che non esiste da nessun'altra parte del mondo. Questo orso è ridotto ormai anche per appiattimento genetico a pochissimi esemplari, ed è un orso pacifico, proprio guardate, una roba che quasi lo vai ad accarezzare, non ha mai fatto male a nessuno questi orsi, mai. Tant'è vero che ci sono degli orsi che passeggiano a Pescasseroli lì in giro per i paesi d'agosto, voglio dire che con i piccoli addirittura le persone devono cambiare marciapiede perché l'orsa sta facendo la sua passeggiata serale in mezzo alla gente. Vi dico, e lì c'è questo fatto, descrivo questo fatto che io riporto nel libro, che a un certo punto c'è un signore che attraversa un bosco di notte con la sua macchina, i fari accesi, ovviamente, e vede l'orsa che sta arrivando con i suoi piccoli, lui si ferma, sta fermo, l'orsa attraversa la strada tranquilla, quando arriva dall'altra parte mette lì i suoi cuccioli seduti per terra e pensa per un attimo, probabilmente dice, ma questa bestia qua potrebbe essere pericolosa per i miei piccoli, va lì e attacca la macchina, cioè prende a zampate e a morsi la macchina, tanto che spacca i fari, si rompe addirittura i denti, trovano dei canini rotti dell'orso per terra la mattina, tanto per dire fino a che punto può arrivare il coraggio di un animale che si batte per difendere i suoi cuccioli, cioè arriva addirittura ad attaccare un mostro meccanico fatto di ferro che non sa neppure che reazioni possa avere, proprio nell'idea che lei ha questo compito di difendere piccoli. Immaginate voi se uno che va a funghi, voglio dire, no, pensa di avvicinarsi ai cuccioli per fare una foto, perché così è successo in alcuni casi, l'orsa ti dà due ceffoni, voglio dire che te li ricordi per tutta la vita, no? Perché poi siamo sempre pronti a dire ammazziamo l'orsa, no? Ma non si dicono e non si descrivono mai le cose come accadono realmente. Il primo attacco dell'orso che si è verificato verso una persona, questo qua ha dato 7 versioni diverse dell'attacco, quindi non si sa bene come è successo veramente. E qua, sempre la provincia autonoma di Trento, questa è una pagina del rapporto Grandi Carnivori che la provincia di Trento fa ogni anno, questo è l'ultimo che riguarda l'anno 2017, e sostanzialmente, siccome si è visto che ogni volta che c'è un attacco dell'orso verso le persone c'è sempre un cane di mezzo, che sia il guinzaglio, che sia non si sa, allora la provincia autonoma cosa va? Fa un sondaggio e chiede a tutti quelli che hanno il cagnolino, no? Ma lei quando va nei boschi lo libera il cane? No, c'è sempre attaccato al guinzaglio, il mio non si muove mai. Poi mettono delle fototrappole e accertano che il 78% delle persone che gira per i boschi liberano i cani.
Cosa fa il cane? Ha un naso meglio del nostro, migliore del nostro, sente la presenza dell'orso, dei cuccioli, va a rompere le scatole ai cuccioli. Poi quando l'orsa si accorge e si arrabbia, lui cosa fa? Scappa verso il padrone e va in mezzo alle gambe del padrone e si tira dietro l'orsa. Si ritiene che molti degli attacchi o presunti attacchi fatti dall'orsa nei confronti delle persone siano accaduti così, visto che c'è sempre un cane di mezzo, no? Poi è assolutamente impossibile che l'orsa attacchi una persona anche se non si sia il cane. No, non è impossibile, è accaduto, può accadere, e infatti poi si è arrivati all'abbattimento di quest'orsa. Questo velocemente è sempre tanto per dirvi quanto bene è fatto questo Paco Bacce, dove vengono individuati degli atteggiamenti dell'orso e la pericolosità potenziale che aumenta, vedete, la rossa è più grande, e le soluzioni che si possono prendere in base, vi attira, cioè, l'attenzione è qua, insomma, sui casi più gravi si arriva alla cattura, a captivazione permanente o addirittura all'abbattimento. Questo abbattimento, pensate un po', può essere deciso anche dal sindaco del paese. Il sindaco è in un paese la più alta autorità di pubblica sicurezza, il sindaco fa ordinanze, capite? Ordina di non usare l'acqua perché non è potabile, ordina di non passare per una strada perché c'è un pericolo di frana, cioè dà degli ordini alla cittadinanza ai fini della sicurezza, quindi può arrivare anche a ordinare di abbattere l'orsa. Chiaramente non si sognerebbe mai, perché è meglio che lo facciano autorità che hanno, voglio dire, competenze in questa materia, ma però voglio dire in un caso estremo può decidere anche il sindaco. Le riflessioni che io mi pongo alla fine del libro però sono altre, cioè alla fine faccio delle considerazioni su tutto quello che succede. Mi risulta, se non ricordo male, che nei primi 6 mesi di quest'anno sono state uccise 44 donne dai loro mariti, dai loro fidanzati, dai loro compagni. 44 donne abbiamo ammazzato noi maschi in Italia. E ci preoccupiamo dell'orsa, voglio dire, no? Nel senso che quando si ha un problema bisogna un po' allontanarsi, guardarlo un po' con gli occhi un po' più da lontano e capire che i problemi della sicurezza pubblica o di quello che avviene nel nostro paese tutti i giorni è veramente molto più grave rispetto a quello che ai pericoli che corriamo quando andiamo a camminare nei boschi, no? Anche perché lì ci andiamo volontariamente, ci andiamo perché, voglio dire, si presume un po' preparati, sapendo cosa andiamo a fare, dove andiamo, via dicendo. A lavorare vanno tutti, lungo le strade si va tutti, voglio dire, e subiamo e conviviamo tutti i giorni con dei pericoli costanti con i quali siamo abituati a non farci più caso, ma che sono molto molto più dannosi e mortali rispetto a quello che può essere un'orsa. Quindi è una riflessione che vi invito a fare tutti, e a immaginare che a volte, ecco, al bar possiamo dire quello che vogliamo, perché poi questo libro è nato, lo dico a tutti, dall'arrabbiatura mi sono preso una sera mentre guardavo la TV, era successo questo fatto, avevano ucciso quest'orsa. E vi dico, se noi ci troviamo al bar possiamo dire quello che vogliamo, no? Parlare male di chi vogliamo, no? Tutto lì, il pavimento del bar ci porta tutti allo stesso livello. Il problema è quando fanno dichiarazioni pubbliche dei personaggi, voglio dire, che sono dello spettacolo, che hanno quindi un peso maggiore nell'opinione pubblica e quindi hanno la possibilità di spostare l'opinione pubblica su, da una parte o dall'altra. Quindi o sai quello che dici o statene zitto. Cioè il mio monito è questo. A me è capitato di vedere trasmissioni televisive in cui si parlava di droga, si parlava di vaccini, e hanno fatto parlare un giocatore di calcio per un quarto d'ora e il medico 3 minuti, no? Cioè, perché il giocatore di calcio probabilmente ne sapeva molti di più sull'uso delle droghe o sui vaccini, no? Mentre il medico, che è il suo mestiere, vuol dire, quello l'hanno lasciato parlare poco, capite? Siamo a questi paradossi che sono delle robe, voglio dire, secondo me inaccettabili come nella nostra società. Io vi ringrazio tanto per la vostra attenzione e ho finito qua. Adesso viene il bello. Avete a disposizione un orso, per quanto non grossissimo, e quindi sparate. Vabbè, comincio io, tanto per rompere il ghiaccio, così vediamo un po' di... Io volevo chiedere questo. Ci sono due pericoli, io vedo. Da un lato una demonizzazione della natura e in particolare di alcuni aspetti, alcuni personaggi della natura, come un orso,
con il quale è abbastanza difficile discutere comunque, e dall'altra parte ce n'è un altro, quello di eccessivo ricorso alla logica antropocentrica, cioè o è un mostro l'orso o è un orsacchiotto con cui possiamo giocare. Ecco, di fronte a queste due possibilità ti chiedo qual è la via giusta, o comunque li vedi come pericoli? Sì, entrambi sono pericoli, nel senso, lo dico sempre in tutti i temi, cioè o una cosa o la conosci, o allora, quando è che un animale diventa pericoloso? Ma tutti gli animali, cioè anche il cane di casa diventa pericoloso, quando non conosci, quando non lo rispetti sostanzialmente, cioè tu prima devi conoscerlo, poi devi sapere quali sono i limiti oltre i quali insomma non puoi andare perché corri dei rischi. E questo avviene sempre quando non hai rispetto dell'animale che trovi davanti. Vuol dire, io ho rapporti diretti, senza reti di mezzo, vuol dire senza recinzioni, con tutti gli animali del bosco, no? Che vanno dagli orsi ai cervi e quello che volete voi. Quando è che mi hanno fatto male questi animali? Mi hanno fatto male quando li ho aggrediti io per vari motivi, professionalmente sono chiamato a catturare un cervo che entra in un giardino e devo catturarlo, no? Quindi quando tu lo prendi, lui è un animale preda e non cerca di incornarti, ma cerca sicuramente di scappare, no? E quindi ti calcia, ti incorna perché sta provando a scappare. Tu lo sai questo, quindi hai una reazione, devi capire la reazione delle specie, che se sono preda o se sono predatori. Se sono predatori, per piccoli che siano, guarda, io ho visto delle scene incredibili con volpi, con animali, vuol dire che di fronte a me li mangio, voglio dire, no? Nel senso, se tu prendi un gheppio, che è un piccolo rapace diurno che ha l'apertura alare di un merlo, poco più, ferito, ridotto, voglio dire, malissimo, lui reagisce sempre. Cioè, tu quando lo prendi cerca di... perché sono animali fatti per uccidere, ci sono animali che per vivere uccidono per mestiere, diciamo così. E quindi quando ti trovi davanti ad animali che sicuramente sono più forti di te e sono predatori, soprattutto devi capire che questi, se si mette le strette, reagiscono e hanno la possibilità di farti male, e tanto. Abbiamo la fortuna, fra virgolette, che quasi tutti questi animali hanno la paura dell'uomo folle, perché sono stati abituati da sempre. Pensate, riporto sempre questa storia del rapporto che noi abbiamo avuto con il lupo, no? Noi li abbiamo fatti fuori tutti i lupi, quasi tutti europei, e quando siamo andati in America a conquistare l'America, insomma questo nuovo mondo, si è arrivati lì portandoci dietro la nostra incultura, vorrei dire, perché i lupi, noi la maggior parte dei lupi li abbiamo ammazzati quando abbiamo bruciato 60.000 donne sul rogo perché erano streghe, e questa cosa qua sta ritornando a galla adesso, no? Sta ritornando questa caccia alle streghe riferita ai lupi, cioè abbiamo imparato un sacco di cose, abbiamo biologi, abbiamo università che studiano, in Italia soprattutto abbiamo un fior fiore di studiosi, mi viene in mente Francesca Marucco e Luigi Boitani, che sono quotati a livello mondiale, ma noi non andiamo a chiedere loro come si fa a gestire queste robe qua, parliamo con il primo che passa per strada e scriviamo sui giornali le robe più assurde. Dico, tutto deriva dalla conoscenza e dalla capacità di interfacciarsi con la consapevolezza che siamo creature, fra virgolette, non siamo armati, nel senso che siamo abbiamo la nostra intelligenza, ma fisicamente siamo sottoterra rispetto a tutti gli altri animali, come sensi, come capacità offensive, velocità della corsa e via dicendo. E dobbiamo pensare a questo, cioè pensare che abbiamo avuto questo successo grazie alla nostra intelligenza, però questa intelligenza non so dove ci sta portando, perché abbiamo trasformato il pianeta Terra, proprio la superficie terrestre vista da un satellite è completamente cambiata rispetto a quello che noi abbiamo cementificato, zone industriali. Guarda, è spaventoso pensare che 30 anni fa io salivo in montagna per andare a fare il mio mestiere, e dove oggi c'è la zona industriale di Schio e Sant'Orso c'era il quagliodromo, cioè dove i cacciatori andavano ad addestrare i cani, c'è un'aperta campagna dove non c'era niente sostanzialmente. E adesso abbiamo, non sto dicendo che è stato un male far questo, perché per carità bisogna stare attenti a tutto quello che si dice, perché poi rischi di essere, sì, tu cosa mangi, di cosa vivi, no, è vero, sono un uomo di questo tempo, vivo in questa società, utilizzo la macchina come tutti, anch'io voglio dire vivo in questa società industriale. Però mi chiedo sempre se non sia il caso di fermarsi un attimo a ragionare, a dire vale la pena andare avanti ancora, cioè facciamo con la fabbrica, cementifichiamo ancora,
perché guardate anche qua nel nostro territorio, passando, si vedono fabbriche abbandonate con le piante che crescono dentro e 5 metri più là ne stanno facendo una di nuova. Cioè, non so se ha senso continuare così, no? o utilizzare quelle che già ci sono. Non lo so, insomma, dobbiamo. Guarda, io sto vivendo male, nel senso che sono felicissimo di fare questo lavoro perché mi ha permesso di vedere cambiamenti ambientali e anche l'arrivo di tanti animali selvatici, no? Io ho visto arrivare caprioli, cervi, camosci, ho visto di tutto in montagna, ho visto cambiare favorevolmente verso la rinaturalizzazione di queste zone. Però dalla parte opposta, cioè guardando dall'alto la pianura, ho visto cambiare dall'altro punto di vista la pianura, insomma, e quindi per questo sono ferocemente, voglio dire, combatto ferocemente questo desiderio che si ha di distruggere tutto quello che c'è di nuovo anche in montagna, perché sono convinto che questa biodiversità, che questa ricchezza ambientale che c'è lassù, forse serve in qualche maniera a bilanciare i disastri che stiamo facendo in pianura. Non sarà abbastanza, ma almeno cerchiamo di rallentare, insomma. Qualche domanda? I cuccioli dell'orsa che allora, è stata... Sì, da quanto ne so stanno bene, nel senso che lì è stata abbattuta in un momento in cui, in agosto, quindi i cuccioli erano già abbastanza grandini, è chiaro che mancherà questi cuccioli una parte fondamentale dell'educazione, no? Perché dura 2 anni l'educazione, quindi loro dovevano ancora entrare nel primo letargo, quindi qualcosa hanno imparato, ma non, quando mi risulta sono ancora vivi, insomma, ecco. Comunque ti dico, hanno questa grande capacità di imparare, questi animali qua, sono intelligentissimi, ed è un motivo per il quale sono stati sottoposti nel corso della nostra storia anche a torture crudelissime, tipo cioè far ballare l'orso, queste robe qua, che era tipico dell'est europeo, ma possiamo dire che anche dell'ex Jugoslavia, anche delle zone della Germania. C'era questa idea di aver trasformato l'orso, perché tutte è una questione storica e culturale, nel senso che da re del territorio, da re degli animali e da, diciamo così, animale regale nel senso stretto del termine, perché anche re Artù, Arctos, deriva da orso, cioè noi avevamo una similitudine di paragonare sempre questi grandi condottieri, questi grandi re della storia, anche alla forza dell'orso. Infatti nell'araldica di cui parlavi prima c'erano spesso, addirittura i papi avevano orsi, papi abbastanza antichi, si dice che fossero anche figli di orsi, anche loro, insomma, dato per dire, no? Cioè, passate da questo... Da questo momento, voglio dire, importante per l'orso, a una fase di, soprattutto con l'arrivo del cristianesimo, di sottomissione, quindi l'orso si doveva in qualche maniera tirar giù dal piedistallo, in qualche modo, quindi si è cominciato a dire che è un animale cattivo, che è un animale sessualmente, voglio dire, che ne combina di tutti i colori, che rapisce le donne, e poi c'è stata una serie di santi, anche tipo San Romedio, che ha domesticato questo orso, quindi ha fatto vedere la potenza dell'uomo, del santo, no? Che riesce a domesticare l'orso fino al punto di poterlo cavalcare, fino a ridurlo a uno zimbello del popolo, cioè a domesticarlo. Come facevano? Portavano via i cuccioli appena nati alle madri, li allevavano, quindi imprintati sull'uomo, e a un certo momento della loro esistenza, con una, diciamo così, manifestazione pubblica, li portavano in piazza, li legavano come quasi crocifissi. E con un ferro rovente gli entravano dal palato e facevano un buco nel palato, gli attaccavano un anello di ferro rovente, poi una secchiata d'acqua per raffreddare, e da lì cominciava l'addestramento vero e proprio, che consisteva in che cosa? Per far ballare l'orso, come fai? Lo metti in una gabbia stretta, che lui sia costretto a stare in posizione verticale, quindi con le zampe posteriori che toccano terra, il pavimento della gabbia è di ferro. Accendi un fuoco sotto la gabbia e quando comincia a scaldare il ferro comincia a suonare la fisarmonica, quindi l'orso associa la bruciatura dei piedi, che chiaramente comincia ad alzare perché scotta, e al suono della fisarmonica, quindi lo addestri a ballare. Poi ne hanno fatte, per dire, manifestazioni pubbliche, era quella di spaccare i denti, di tagliare gli artigli agli orsi, legarli sempre con questo anello al naso, un picchetto piantato per terra, e farli attaccare da cani, quindi li facevano combattere con i cani, e chiaramente i cani vincevano sempre, perché questo poveraccio non aveva gli artigli nei denti, e quindi questa tortura ripetuta a lungo è stata una cosa che è durata. Gli orsanti, i famosi orsanti che partivano anche dalla zona del Trentino, andavano in giro
giro per i circhi d'Europa, per le sagre, per le fiere, è durato fino ai primi del Novecento, non è una cosa, voglio dire, che è comparsa l'altro giorno. E poi c'era quest'altra tradizione di portare via i cuccioli sempre all'orsa, di allevarli. Pensate che nell'est europea venivano allevati da una donna, allattate al seno addirittura, e per poi, quando questo orso aveva circa un anno, veniva sacrificato, quindi era come un animale che si prendeva tutti i malanni e gli spiriti cattivi della contrada e poi veniva sacrificato in questo modo qua, torturandolo, via dicendo, robe da pazzi, insomma. Quindi si è passati da una religiosità a un animale simbolicamente sacro fino ad annullarlo, come anche dal punto di vista simbolico, e a trasformarlo in un animale brutto, cattivo, pericoloso, e quindi ammazzarlo il più possibile. Sì, tant'è che, così, tanto per citare un episodio, durante la prima crociata partirono francesi, olandesi, tedeschi, italiani, eccetera, e ciascuno aveva il proprio principe, il proprio barone, e non si mettevano d'accordo su chi dovesse in effetti comandare. E poi fu scelto Goffredo di Buglione, come tutti sanno, semplicemente perché cacciando in Siria aveva ucciso un orso e quindi aveva dimostrato di avere un rapporto con l'orso di pari a pari. E quindi, essendo orso, egli stesso, avendo ucciso un orso e avendone acquisito l'ele, poteva comandare gli altri. Questo è tanto per dire. Siamo lontanissimi invece qui da queste cose. Sì, chiaramente non si dovrà arrivare al fatto di ritenerlo, perché poi alla fine che si usano, vedete, anche in biologia, quando si fa, in biologia, quando si usano dei simboli per sottolineare l'importanza, ci sono gli animali bandiera cosiddetti, no? Cosa vuol dire animale bandiera? L'aquila è un animale bandiera, nel senso che vola in alto, è visibile da grande pubblico, puoi usarlo come simbolo, per il logo del Parco Nazionale dello Stelvio è un'aquila in volo, no? Ed è un simbolo per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica su certi temi. Il lupo e l'orso sono animali definiti ombrello. Perché? Tu puoi spiegare a un bambino piccolo che questo orso, fatto finta che sia un cartone animato dell'orso Yogi, che tiene questo ombrellone da spiaggia, quindi l'orso è quell'animale grosso, pesante e forte che tiene questo ombrellone. A che cosa serve? Perché questo ombrello, simbolicamente, nel territorio in cui vive l'orso, è presente, vuol dire che questo ombrello tiene sotto e tiene riparati, grazie alla presenza dell'orso, un sacco di altri animali, di altre piante e quindi di biodiversità. Questi simboli stiamo usando oggi, solo che sono poco conosciuti, cioè è difficile far passare questi messaggi perché ci interessiamo di altre cose, ma che, per carità, non è che uno che dentro di me nutra questa pretesa che le persone siano tutti di biologi, siano tutti naturalisti, però quando si va nel bosco, si va a fare qualcosa in un certo ambiente, si sarebbe utile sapere almeno dove si va e cosa si va a fare. Per dirvi adesso il discorso dell'orso dopo l'uccisione di quest'orsa, probabilmente qualcuno si è interrogato se era proprio il caso di arrivare fino a qua per gestire la questione. Adesso cosa fanno? Se voi andate su internet e digitate orse con cuccioli in Trentino, vi esce una carta geografica con dei cerchi che sono l'indicazione dei territori in cui sono state avvistate orse con i cuccioli. Quindi se uno va a fare una passeggiata e ha questo terrore dell'orso, dice, beh, prima di andare guardo e non, cerco di non andare lì, insomma, no, se proprio questa paura folle dell'orso, che poi vi dico, cioè, le possibilità di essere attaccati sono veramente ridicole, perché poi sì, ho visto su internet oggi una signora che sarebbe stata aggredita e uccisa da tre lupi, che poi non so come facciano a sapere, sono due, tre o cinque, in Alaska, e adesso si sta scatenando il putiferio in questi giorni, chissà che cosa verrà fuori, no? Bisognerà uccidere i lupi perché appunto in Alaska è successo che, ma fa da ridere, insomma, no? Perché voglio dire, se quanti morti ci sono stati oggi in Italia, vuol dire per qualsiasi altro motivo, no? E andiamo a preoccuparci di quella che è stata uccisa eventualmente, perché deve ancora capire se è davvero successo così, ma questo serve a buttare benzina sul fuoco, su una paura che è ancestrale, che le persone normalmente hanno, e invece di cercare di far ragionare le persone, si utilizzano queste cose per accentuare questa paura, per fomentare la protesta, mentre poi dall'altra parte abbiamo governi che fanno cose, insomma, un po' discutibili, ecco, non ci preoccupiamo tanto, no? Ovviamente il lupo e l'orso, quindi sì, sono problemi grossi. Sì, prego. Buonasera, volevo farle una domanda fuori dall'orso, ma
pensando al suo lavoro di guardia forestale. Impatti devastanti, senza, adesso non voglio fare la critica alla pedemontana se funziona o non funziona, che tanto c'è, voi avete notato delle differenze migratorie degli animali che hanno costretto gli animali a mutare direzione grazie alla costruzione della pedemontana? Mi viene in mente una frase tanti anni fa, durante un incontro con Italia Nostra, con Piero De Pellegrini, che era sconvolto ancora dalla prima Gasparona, dalla vecchia Gasparona. Chissà cosa direbbe oggi se vedesse questa nuova Gasparona. È morto nel 2011, però credo che sarebbe morto molto prima, voglio dire. Quindi pensare a questi animali che si trovano davanti a una barriera così enorme e non sanno come passare al di là. Magari sarebbe stato interessante pensare che i progettisti di questo enorme mastodontico strada, volevo dire mostro ma dico strada, avessero pensato o progettato dei sottopassaggi per permettere agli animali di passare da una parte all'altra, sia per non essere investiti loro, sia per non causare disastri a livello incidenti. Beh, allora, parlando di questa autostrada, onestamente non saprei dire, anche perché, cioè, dire la verità, è una zona monocultura estensiva, cioè non è che ci fosse chissà che zona ambientale o voglio dire dal punto di vista proprio degli animali selvatici che si spostano, quindi sono migrazioni di uccelli e gli uccelli non gli frega nulla dell'autostrada, ma per parlare di mammiferi, di altri impatti che possono avere opere come queste, dobbiamo scegliere, nel senso che si è visto che per gli animali sarebbe meglio una sopraelevata, d'accordo, costruita su piloni, che però dal punto di vista l'impatto visivo è pazzesco, se tu hai in una valle una sopraelevata che passa, cioè fa male agli occhi a guardarla, no? da brutta che è. Oppure i sovrapassaggi, che sono comuni in tutta Europa, in Olanda per primo sono dei sovrapassaggi che attraversano autostrade, ma che sono giganteschi e costano, cioè nei costi di queste opere, chiaramente mettere in conto queste robe qua, io non so se sarebbe possibile, ma è chiaro che in alcune zone dove ci sono migrazioni animali, voglio dire che questa, e l'autostrada in particolare, non mi pare che interrompa corridoi faunistici di chissà che cosa. In alcune zone dove questa cosa esiste, bisogna pensare a dei sovrapassaggi molto costosi e molto grandi, cioè non si parla di un passaggio di pochi metri, si parla di un passaggio di 100 metri con un paio di metri di terra sopra dove crescono alberi, cresce di tutto, in modo tale che sia proprio un corridoio di passaggio molto, molto largo, molto invitante, addirittura fanno degli inviti con della vegetazione, in modo tale che gli animali che arrivano lì riescano a trovare questa via di... Poi guardate gli animali, come l'orso, come il lupo, hanno attraversato autostrade, attraversato di tutto, sono riusciti a diffondersi in maniera, vuol dire, colonizzare, nonostante questi ostacoli. È chiaro che, guardate, io sto raccogliendo una serie di foto per fare questi discorsi che vi faccio stasera, che riguardano il presunto abbandono della montagna, no? Noi abbiamo questo gran dire che è stata abbandonata la montagna, ma se andiamo in alcune zone e vediamo, continuano a fare piste da sci nuove, ci sono ripetitori ormai che nascono come funghi dappertutto. C'è una serie di attività dell'uomo che sono stagionali, che sono circoscritte nel tempo, ma che sono presenti, quindi in certe stagioni dell'anno noi andiamo su a fare, a camminare, a fotografare. Guardate, prendo dentro sta cerchia anche i fotografi naturalisti, dei quali ci sono anch'io, ci sono persone che vanno a fotografare con l'idea di avere il trofeo, no, della foto, di esibire su Facebook, senza, e non ne frega nulla della riproduzione dei forcelli, voglio dire, vanno lì e quando hanno fatto la foto vanno via disturbando la riproduzione, disturbando tutto, quindi la coscienza deve essere generale per tutte le persone che vanno su in montagna per qualsiasi motivo. Come diceva Giuseppe prima, il discorso anche di queste attività notturne, che io proprio non riesco a capirle veramente, perché se vai in montagna di notte a vedere le stelle è un discorso, ma se bisogna per forza fare la traversata in notturna di qua e in notturna di là, cioè, adesso ci sono questa moda di quad, come si chiamano, che fanno percorsi fuori strada nelle zone sacre dell'altipiano di Asiago, dove ci sono divieti, c'è di tutto, non è che possiamo mettere, voglio dire, forze dell'ordine tutte le notti in tutte le strade col divieto, però che queste scorribande di decine di quad che vanno in queste zone, voglio dire, dell'altipiano piano a fare, cioè, non ci siamo assolutamente, no. E questa coscienza ecologica che non deve essere per forza una roba estrema, deve essere una cosa di buon senso semplicemente. E questo attiene a quello che si diceva prima del limite, ecco, il fatto di
conoscere, andare su internet, verificare dove sono i cerchi che mi indicano l'avvistamento di un'orsa con cuccioli e quindi di prevedere che la mia passeggiata o il mio intervento in montagna possa cambiare il percorso per non tangere, per non entrare in quei cerchi e quindi per non mettere in pericolo me, ma nello stesso tempo per non disturbare loro, credo sia una richiesta minimale da fare a quella bestia che è l'uomo di fatto. È proprio la non coscienza del proprio limite. Io vado ovunque, ho diritto di andare ovunque, di raggiungere qualunque vetta, qualunque posizione, a qualunque ora del giorno e della notte, infischiandomene bellamente di tutto il creato rimanente. Dobbiamo pensarci e dobbiamo farla finire sta cosa. È anche vero, e sono d'accordo con quello che diceva Giancarlo, che nessuno ama, nessuno difende, nessuno si preoccupa di cose che non conosce. Quindi lasciatemi dire che una serata di questo genere va fatta nelle scuole, perché noi la nostra testa difficilmente la cambieremo, ma dobbiamo cominciare lì, dobbiamo investire lì. A proposito di cure parentali, se l'orso spende 2 anni, l'orsa li tira su 2 anni sti cuccioli, con tutte le energie, noi che ce ne mettiamo 30, insomma siamo un po' peggio. Sì, ma si arriva all'assurdo, vedi, quando partecipo a questi incontri, perché sgomitando, perché io non ho titoli accademici, ho solo una grande passione e basta, che però mi porta a conoscere le cose a volte meglio degli accademici in alcune situazioni, partecipo a questi incontri istituzionali in cui si parla di queste robe qua. Io continuo a battere questo chiodo, ormai sarà stanchi di sentirmi, dico, ma signori miei, noi stiamo parlando con gli malghesi o malgari, come volete chiamarli, allevatori, per essere più politicamente corretti, no? E abbiamo difficoltà a far cambiare idea a queste persone qua, a far accettare questo arrivo. Ma perché no, non andiamo 1 ora, 2 ore all'università dove si formano i dottori in agraria, che sono tutti figli di allevatori, di agricoltori del momento, che domani mattina, quando saranno laureati, se non andranno loro direttamente, ma gestiranno questo allevamento, compresa la monticazione del bestiame, e non si dice loro nulla riguardo ai grandi predatori. Ma siamo a questi punti, cioè ci parliamo addosso da soli fra detti ai lavori, corriamo dietro alle emergenze che sono appunto le aggressioni che i lupi fanno a questi animali domestici, cerchiamo di tamponare come si può con i mezzi che l'istituzione li mette a disposizione, ma non andiamo a dire nulla a queste. Però guardate che anche nella vostra azienda, se fate questo discorso di andare su, perché tanti te lo dicono chiaramente, noi andiamo su per prendere il contributo, perché non è che si nascondono dietro un dito, te lo dicono. Però metti in conto che devi andare in un posto dove questo predatore c'è, fino a ieri non c'era, oggi c'è, e lo capiamo le altri, lascia perdere, cioè, ti metto a spiegarti tutta la biologia del lupo, dove è arrivato, no? Ma perché l'idea è questa, che qualcuno li abbia liberati, cioè, nessuno va a vedere cosa scrivono i giornali dell'Umbria, della Toscana 30-40 anni fa, scrivono esattamente le stesse cose che oggi scriviamo qua. Stesse cose identiche, il lupo quando è arrivato in Lazio, è arrivato in Toscana, è arrivato in Liguria, è arrivato in Piemonte, le stesse identiche stupidaggini le scrivevano anche lì, no? Adesso non si potrà più uscire di casa, i lupi ci mangeranno vivi tutti quanti, tutti i cappuccetti rossi dappertutto, e sarebbe stato un disastro. In effetti non è successo nulla di tutto questo, gli allevatori hanno continuato a fare gli allevatori, e certo ricorrendo a dei sistemi per proteggere le loro bestiame che devono essere messi in piedi e messi in opera, un lavoro in più, niente da dire. Però, voglio dire, l'istituzione, quello che può, ti dà una mano e si fa quel che si può, perché è tutelato sia l'allevatore e anche questo bene comune che è appunto la natura, che si va rinaturalizzando, riselvatichendo. Però appunto non si fanno quei piccoli passi che nel pacco base ci sono tutti. In questo pacco base a Trento hanno fatto le cose, fatto bene, investimenti grossi, hanno cominciato facendo dei libricini adatti ai bambini delle elementari, alle medie, alle università, via dicendo. Adesso la popolazione trentina perlomeno è consapevole e sa, dopo 20 anni, che ha questo animale. Ci sono ancora persone contro, ovviamente, persone a favore, persone indifferenti, ma almeno c'è una conoscenza di base che tutti possono parlare con, voglio dire, con la percezione di sapere qualcosa di quell'argomento lì, insomma.
Allora, non ci resta che ringraziare anzitutto l'amministrazione comunale, la biblioteca Romano Guardini che ci ha ospitato, e ringraziare soprattutto Giancarlo Ferron, aspettando il prossimo libro. Grazie a voi.